una Pasqua pulcinosissima, ricicliamo i tappi. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, comincia la cavalcata! Abbiamo già cominciato, ma da adesso proprio ci daremo dentro con la Pasqua e i lavoretti di Pasqua. Oggi faremo un bellissimo portachiavi da regalare ai nostri genitori o ai nostri figli o ai nostri nipoti o da fare con i nostri figli per i nostri genitori. Insomma, sbizzarrite la creatività parentale, ma soprattutto conservate 4 tappi gialli perché dobbiamo spostarci sul piano da lavoro e andare a creare uno splendido portachiavi a forma di pulcino. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro simpatico pulcino portachiavi. Il nostro pulcino pasqualino portachiavi molto carino. Gli elementi essenziali sono 2 tappi da succo di frutta in bottiglia, questi qua più grandi. Io li ho gialli, se voi li avete di altri colori potete anche colorarli o con le bombolette oppure con gli acrilici e poi magari ripassarli con una buona vernice, e poi 2 tappi piccoli, quelli da bottiglia normale tipo Fanta o Sprite, di colore giallo. Ci sono tante bibite in commercio di colore giallo, queste sono di 2 brick di succo di frutta, si trovano molto facilmente questi piccolini gialli. Io ho 2 anelli portachiave, quelli a serpentino, insomma quelli che si aprono, dentro i quali si inseriscono le chiavi, così me ne serviranno 2 perché mi serve una catenella un po' più lunga e poi 2 cerchietti, non me ne serve solo uno cerchietto. Quindi un tagliabalsa. Poi io farò i particolari del pulcino con i pennarelli permanenti, perché questi li mettete e stanno a vita su qualsiasi superficie. Poi tutt'al più potrò proteggere con della vernice spray, cosa che io non farò. Ma voi potete fare le particolareggiature anche gli occhietti con degli strass, delle perline, e il becco con del foamy arancione, della carta velluta arancione, o come me con dei pennarelli o anche con gli smalti per le unghie neri e arancioni. E poi ci servirà pistola a caldo con relativa stecca, delle forbici e forbicine, una pinzettina per chiudere gli anelli di questa catenella che andrò ad unire, e poi io questa confezione di peluche giallo presa da Tiger la utilizzerò per contornare tutto il mio pulcino. Ci occorrerà anche un nastrino. Quindi siamo pronti, cominciamo subito. Come prima cosa lavoro tappi gialli e catenella. Pratico con le forbici una scassatura qui e qui. Abbastanza ampia da poter far entrare la catenella all'interno. Quindi col tagliabalza, ora vi sarà tutto più chiaro, senza falciarmi 2 dita possibilmente, quindi piano piano elimino la porzione di tappo che non mi interessa avere. Voilà. Ok? Quindi questi tappi verranno ad unirsi così, però al loro interno dovrò mettere la catenella. Ora mi serve non soltanto la catenella, ma mi serve una catenella e qualcosa che stia in loco a tenere fermo il tappo, quindi userò lo stesso anello del portachiavi. Questi portachiavi li trovate agevolmente in tutti i negozi di belle arti, in tutti i negozi di bricolage, quindi sono molto molto semplici da trovare. Con un paio di forbici apro la catenella, inserisco le forbici e allargo così, quindi prendo la catenella dell'altra, inserisco e con la pinzetta velocemente richiudo. Voilà, fatto. Adesso ho questo. Adesso prendo la colla a caldo, faccio un giro di colla a caldo tutto attorno così ed inserisco uno dei miei 2 cerchi, stando innanzitutto attenta a non ustionarmi e poi a far sì che dalla fessura che abbiamo creato fuoriesca la catenella. Spingo dentro e assicuro bene il tutto
con un altro giro di colla a caldo. Poi, se all'interno si dovesse staccare, una volta che il pulcino è chiuso, a noi interessa pure poco. Voilà, fatto. Adesso do un bel giro di colla a caldo su tutta la circonferenza del tappo, così, e sovrappongo i due tappini. Perfetto. Lascio asciugare questi due e prendo i due tappi, quelli dei succhi di frutta più grandi, e giro. Un altro tappo giallo che mi viene in mente è quello dell'acqua tonica, per esempio, come tappo piccolo. E unisco anche i tappi grandi, così. Adesso metto un bel puntone di colla qui al centro. Prendo il tappino superiore e fisso così centrale il mio tappo. Voilà! E adesso lascio completamente asciugare. Adesso prendo questo, per noi amanti delle cose sobrie, prendo questo peluscione e passo tutto il contorno del mio portachiavi con questo peluche, in modo che le faccette rimangano lisce, ma tutto il contorno sia bello peluscioso. Allora, cosa faccio? Comincio proprio dal margine esterno, dal margine di congiunzione, e inserisco così il mio peluche da principio e lo faccio ben bene asciugare. A questo punto, col nastrino faccio un fiocchettino al centro. Io ho scelto un nastrino di raso verde. Adesso è il momento di fare occhietti e beccuccio. Nell'anteprima del video vi avevo detto di usare dei marker permanenti, se non tutti li avete potete usare anche degli smalti per unghie, e proprio quelli adesso userò con voi. Vi faccio vedere entrambe le immissioni. Andiamo prima col permanente, così chi ha l'uno vede l'immissione dell'uno e anche quella dell'altro. Faccio un bel triangolino qui e poi i due occhiettini, uno qui e uno qui. Oppure con lo smalto per le unghie rimuovo con un po' di solvente. A proposito, le date di scadenza dei succhi di frutta le potete eliminare con un po' di solvente per unghie, vengono via subito, esattamente come è venuto via il colorante, qua il colore. Oppure, vi dicevo, prendiamo smalti per le unghie, un bulino o dei bastoncini in legno di rosa, prendo lo smalto nero per fare gli occhietti, lo smalto arancione per fare il beccuccio, e poi, siccome il mio pulcino lo voglio con gli occhi blu, chissà perché, prendo anche lo smalto azzurro e sul nero inserisco un po' di azzurro. Ok, con un pennarello ho fatto le guanciotte rosa. Adesso faccio andare i peletti un po' in giro
per tutto il corpo, così li faccio cadere naturali. E il nostro portachiave pulcino di Pasqua è pronto per essere usato tutti i giorni dell'anno come bellissimo portachiavi, oppure da appendere allo specchietto retrovisore della macchina. Vi farà fare un mega figurone. Invece delle solite sorprese scognite delle uova di Pasqua, quest'anno ai vostri genitori la sorpresa fatela voi, oppure se siete grandi fatela ai vostri figli. Un bel pulcino da appendere allo zaino della scuola, meraviglioso, morbido morbido e tenero tenero. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Piu! Ditemi, non è troppo forte? Chi non lo vorrebbe appeso allo specchietto retrovisore della macchina? Piu piu, dice lui, è troppo troppo carino, tutto spelaccioso, bellissimo. Volendo, per la macchina potreste mettere dentro anche un tovagliolino imbevuto di un'essenza molto forte e potrebbe anche fungervi da deodorante per la macchina. Insomma, sbizzarrite la creatività, io vi ho fatto vedere questo pulcino, adesso voi adattatelo alle vostre esigenze. Come portachiavi è molto comodo, è molto pratico, è anche molto robusto e anche un po' antistress. Bene, che la Pasqua sia gioiosa con molta creatività. Ecco un altro progetto di riciclo per far sì che questa Pasqua sia non soltanto amica nostra, ma anche amica dell'ambiente. Allora, buona preparazione alla Pasqua e soprattutto io vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Ciao, alla prossima volta!